Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video alla dodicesima questione del Marchese. Siamo già a 12. Oggi torniamo in casa Juve, ma prima di parlarvi della questione e di darvi appunto la domanda al quale cerco risposta, la sigla. Allora, approfitto della situazione in cui arriva questa questione per parlare di calciomercato, perché domani, come sapete, il calciomercato Juve, ma non solo quella Juve, finirà alle 23 di domani sera. Chiaramente tutto può succedere, nel senso che comunque i colpi last minute sono all'ordine del giorno, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato invernale, che di per sé è molto più compattato rispetto a quello estivo. La Juventus forse ha finito, forse no, non lo sappiamo, lo sapremo alle 23 di domani, ma prima ovviamente di scoprirlo chiedo a voi. Come sapete Cuadrado si è infortunato, oggi si è operato, l'operazione è andata a buon termine, come sappiamo, però dei 40-60 giorni sarà sicuramente ai box, quindi tornerà marzo, marzo sì, forse no, quindi parecchi giorni. Dybala torna anche a metà febbraio, abbiamo molti giocatori a disposizione davanti perché il centrocampo mi pare che stia molto bene, però il discorso ovviamente è solo per l'attacco, la fase offensiva, gli esterni e così via. Vi pongo due, c'è cioè la stessa questione ma in due sfumature. Secondo voi dovrebbe far qualcosa Juventus in fase di mercato invernale ora, portare quindi subito qualcuno alla base per cercare di insomma, compensare la mancanza di Cuadrado in questi 2 mesi o no? Ma oltre a quello che voi pensate che sia giusto fare, cosa secondo voi alla fin fine verrà fatto? Perché un conto è quello che pensate voi, un conto è quello che poi potrebbe essere una testa di marotta. Quindi ipotizzate questa situazione qua, secondo quello che è il vostro parere personale, quello che secondo voi è quello che effettivamente poi verrà fatto per quanto riguarda Marotta e la dirigenza. Questo tenendo conto che mancano circa 30 ore alla fine del calciomercato, quindi i tempi sono ristretti, ma sappiamo che in last minute qualcosa può sempre arrivare, quindi i nomi circolano, anche se secondo me sono molto campati per aria giusto per parlarne, però non si sa mai. Quindi lascio ovviamente la questione a voi, cerco le vostre risposte qui sotto nei commenti e ne discutiamo. Come sempre, forza Juve e alla prossima. Ciao! Paura, paura, paura.